Innanzitutto grazie davvero, sono veramente commossa da questo premio. Non è nemmeno facile nelle attività formative essere premiata e quindi l'ho apprezzato ancora di più. Gli sforzi sono tanti in generale, ma soprattutto in questo momento di crisi. Formazione vuole dire dare competenze, valori specifici, in particolare nel turismo che la multidisciplinarietà regna sovrana. Saper fare, saper essere è quello che dobbiamo insegnare in questo comparto dove si parla di turismo, ma dobbiamo bene intendere che turismo e cultura sono tutte le industrie culturali e creative, è un mondo molto importante soprattutto per il nostro paese. Ebbene, fare questo vuole dire che in un momento di crisi vuole dire qualcos'altro. Può voler dire, noi stiamo leggendo anche una lettura particolare. Che vuol dire alleggerire il cuore, aprire le menti per un futuro. Il turismo è stato il settore più colpito e quindi in affrontare con uno spirito nuovo, con dei valori nuovi, perché questo sarà quello che anche la nostra domanda turistica ci chiederà alla ripresa, vuole dire essere pronti. Aspetti manageriali che sono i nostri, le competenze, diciamo così, di base, però in aggiunta di questo un occhio particolare sul territorio, sulla società. Proprio su quei valori che voi avete sottolineato, perché è davvero essenziale rendersi conto non solo degli aspetti economici, dell'economia, ma della società locale, dell'ambiente, perché abbiamo dei riflessi sempre più attenti per poter sviluppare i nostri territori, i borghi, i territori minori. Ecco, tutti questi elementi di tipicità, di autenticità, secondo me, diventano molto più importanti oggi quando le persone hanno dei valori nuovi, vogliono prestare attenzione e l'industria culturale, creativa, spettacolo, mettiamoci tutto, ha proprio bisogno di credere, ma di essere pronta a ripartire con voglia, con determinazione. E poi un'ultima cosa da non trascurare, vista anche la nostra situazione specifica, è i processi di innovazione e di trasformazione digitale che sono sempre più rilevanti. Particolarmente accelerata nell'ultimo periodo, e quindi direi parole chiave: economia e scienze sociali, etica, perché fare questo in questo taglio vuol dire anche inserire elementi di etica, sempre stati importanti, ma direi mai come ora. Allora, un insieme, un bagaglio, una scatola degli attrezzi fondamentali, fondamentali per tutti. E anche per crederci, perché secondo me è proprio in questo momento che invece di abbassare la guardia, pancia a terra, dobbiamo agire molto forte in questa direzione. E credo che con gli asset che abbiamo non possiamo permetterci minimamente anche di non espositare qualcosa di nuovo di quella cenere, di quelle braci sotto la cenere che devono riprendere al più presto possibile.